Solo chi c'ha fede, nuovo studio, nuova edizione, nuova band. Avete visto la Mimì Sarà Band, il nostro Giorgio Fast Food Freestyler. Ricordiamo un saluto a Swan, che ovviamente è sempre parte della squadra Fast Food Freestyler, ma è impegnato nei campionati del mondo, quindi ci sei tu, Giorgio. Ed eccoci insieme ancora una volta per scoprire nuovi ospiti, due nuovi campioni del mondo e non soltanto, soprattutto campioni della vita. Voglio subito andare a farvi conoscere il primo ospite di quest'oggi. Lui è l'uomo del fiume. Lui è quello che alla fine di una partita ha corso forse di più dei 22 giocatori. Lui è onesto, lui è soprattutto vero. Scopriamo chi è attraverso la clip selfie. Ciao Fede. Niente, ecco, è arrivato l'autunno e... per fortuna che è arrivato, perché il caldo è stato insopportabile. Questa è l'Umbria, non è una giornata meravigliosa, però come potete vedere è tutto molto bello, tutto molto... i colori sono meravigliosi. Almeno, sembra così. Strano, oggi non c'è sole. E niente, dai, ci vediamo, statemi bene. Ciao! E con noi Serse Cosmi! Serse Cosmi, l'uomo del fiume. Ho detto così inizialmente perché tra l'altro è anche il titolo del tuo libro, che è quasi introvabile. Lo dobbiamo riproporre, Serse, questo libro. Sì, è vero. Perché l'uomo del fiume? Ma in realtà l'uomo del fiume non sono io, ma è mio padre, nel senso che io sono nato in un paese, Ponte San Giovanni, che è dove passa il Tevere. E quindi la mia vita da bambino... l'ho vissuta vicino al fiume, quindi ho imparato a nuotare nel Tevere. Sono stata l'ultima generazione che, ahimè, ha potuto fare il bagno nel Tevere, perché poi è impossibile, è stato impossibile. Era il posto dove c'era la squadra del mio paese, dove giocavo a calcio, dove c'era un tipo una balera, dove l'estate suonavano i complessi, dove... e quindi la fidanzata, mia moglie, insomma, tutto nasce vicino al fiume, insomma, per cui mi sembrava inevitabile dare il titolo del mio libro a qualcosa che ti caratterizza. A qualcosa che mi caratterizza, poi il fiume è qualcosa di importante per me, perché vedi sempre l'acqua che passa, è una sensazione che solo chi ha vissuto vicino ai fiumi riesce a capire. Scopriamo qualcosa in più su Serse e sulla sua vita, su tutte le cose che ti caratterizzano attraverso la prima delle nostre rubriche. C'è Fede e Fede. L'onestà. La fede nell'onestà, Serse. Tu sei una persona che è molto trasparente. I valori hanno caratterizzato la tua vita. Sei sempre stato molto schietto, molto onesto. Quanto è importante l'onestà nella tua vita? Ma secondo me è una cosa fondamentale, nel senso che non prescindo la mia vita dal non pensare di essere onesto. Ovviamente io sono una persona, come tutti noi, piena di difetti, anche ci mancherebbe, insomma. Però la disonestà l'ho vista sempre come una cosa che mi ha sempre dato fastidio, perché poi alla fine essere onesti
con gli altri e esserlo con se stessi, si vive meglio, almeno per quello che mi riguarda. Tu sei uno che di fede ne ha tanta, hai un grande credo, ovvero vuoi vincere, ma vuoi vincere e credi veramente nei tuoi giocatori. E per raggiungere determinati traguardi e determinati risultati, quanto conta la passione? Quanta passione ci hai messo tu? Beh, anche la passione credo che sia fondamentale per poter vivere, per poter vivere. Credo che non si possa vivere senza il fuoco di una passione che hai dentro, che ti spinge ad affrontare le cose della vita e a superare poi, proprio perché la passione aiuta anche questo, a superare gli inevitabili momenti di difficoltà che la vita ti propone. Devi metterci tutto te stesso, insomma, è il problema di tante persone che a mio giudizio non riescono ad ottenere dei risultati, ma non mi riferisco all'ambito sportivo in generale, proprio perché sono spinti da un qualcosa che non è la passione. È un voler diventare qualcosa o qualcuno, però senza quel fuoco dentro. E cambia completamente tutto. E Sei un uomo molto solidale, quindi hai molta fede anche nella solidarietà, ovvero tu sei sempre visto come un uomo molto focoso, molto aggressivo, in maniera totalmente errata, se vogliamo dirlo, perché poi nella vita tu sei una persona estremamente umana ed estremamente gentile. Mi permetto di dirlo perché è la verità. grazie. No, guarda, è chiaro che di me poi l'immagine che è emersa, purtroppo ormai mi sono rassegnato perché è sempre quella l'immagine dell'invasato, di quello che vive il calcio in questo caso, insomma, perché poi alla fine i riferimenti miei sono necessariamente soprattutto quelli dell'allenatore che sta in panchina o nel pre e soprattutto nel dopo partita che si esprime. E chi mi vede durante la partita pensa che la mia vita sia quella, quindi voglio rassicurare tutti gli altri che non è assolutamente quella. Io vivo la mia vita con assoluta tranquillità o di sicuro non con tutto quello che metto durante la partita. Quello non credo che sia un limite. Tra l'altro non penso di essere il solo degli allenatori, soltanto che io nasco con quell'etichetta e professionalmente ormai sono certo che morirò con quella, per cui quando c'è bisogno di una squadra che è in difficoltà, pensano a me come quello che li appende al muro, Ma che perché invece. tu hai fatto delle grandi differenze però con questo tuo sistema di allenamento, hai portato un Udinese in Champions League, un Udinese, insomma, sono cose importanti che si ricordano nella storia. Sì, io non rinnego, voglio dire, io volevo solo tranquillizzare gli altri, non sono nella vita così, insomma. Ma a casa mia la famiglia lo sa, per cui i miei amici lo sanno che sono tutt'altro, insomma, quindi io voglio viverle le cose, quelle sì. Cioè io non, il mio carattere mi porta che qualsiasi cosa che faccia, però poi in realtà sono anche abbastanza pigro, quindi non è che coltivi tante Certo. passioni, però quelle che coltivo le voglio metterci tutto me stesso e devo dire anche fisicamente, perché la mia è una gestualità durante le partite, è un impegno, come hai detto tu precedentemente, fisico, Sì. che poi mi dà un gran vantaggio, che a fine partita io ho dato tutto me stesso fisicamente, per cui quando inizia l'altra partita, che sono le interviste, penso di essere abbastanza lucido poi per potermi esprimere, mentre invece quando uno si trattiene per tutti i 100 minuti della partita, poi inevitabilmente sbotta nel dopo partita. Io invece proprio nel momento in cui l'arbitro fischia, per me è finito veramente È tutto. finito l'incontro. Ragazzi, allora, conosciamo ancora meglio Sersa attraverso immagini che hanno caratterizzato la tua vita. Le vediamo proprio insieme ai nostri telespettatori con Me lo racconti in 5 foto. Prima immagine. Questa è la mia proverbiale tranquillità. Sersa come allenatore. Quello a cui facevo riferimento prima, insomma, a Esatto. maniera questo sicuramente non era un momento positivo della partita. Beh, Però non è direi. detto, perché io riesco a dare il meglio, o chiamatene voi anche il peggio di me stesso, anche quando vinco. Quindi non.
Seconda foto. Fantastici. Beh, siamo passati da due momenti. Due momenti di vita tuoi fondamentali. Sì, questa è mia figlia, che siamo a Formentera, qui un momento di allegria, insomma. Quindi Giorgia, mia figlia. Giorgia, che salutiamo ovviamente. Sì. Vi divertite molto insieme? Ma in realtà poi la mia vita non mi ha permesso di stare molto con i miei figli. Adesso non lo so se questo sia stato un male o anzi l'abbia magari aiutati a essere parzialmente distaccati da un ruolo comunque pesante, che è quello di un padre che è sempre esposto, diciamo così. E quindi lei, soprattutto a differenza di mio figlio, è rimasta sempre molto distaccata da quello che era il mio mondo, insomma. L'ha vissuto, guarda, è la verità, io credo che in tantissimi anni, ho allenato in tante piazze, non mi ha mai riportato un foglietto per fare un autografo, penso, perché lei sia, cioè proprio, è incredibile in questo, riuscita, a differenza di mio figlio che invece mi riportava tutto a casa, insomma. Invece lei distingueva nettamente? Sì, sì, quindi, vabbè, insomma, è mia figlia. Prossima immagine. Questa è una foto meravigliosa, meravigliosa nel senso che dimostra come si può vivere il calcio anche nei momenti di tensione, con sdrammatizzandoli, perché una la vede così, ripeto, sembra una partita per beneficenza oppure un qualcosa per divertimento. In realtà noi come Perugia stavamo vincendo a Roma e quindi c'era necessità da parte della Roma di recuperare una palla. Io feci finta di ridargliela, poi me la feci passare dietro la schiena e quindi quel sorriso di tutte e due è stato premiato come fotografia, perché ha dato un'immagine di un calcio ovviamente che si può vivere. Si può e si deve vivere in maniera anche diversa, poi ci sono momenti e momenti, per carità. Vediamo cosa ci racconta la prossima foto. Serse non sarà mai una scelta, ma un privilegio. Sì, questa è una foto, credo, non credo, che è uscita sui social un po' di tempo fa, quando c'era la possibilità che io tornassi a Perugia, insomma, quindi dei tifosi del Perugia, che io sono perugino, quindi... Sono grandi soddisfazioni. No, queste sono enormi soddisfazioni, anche perché a distanza di tanti anni, dopo un epilogo amaro, perché poi io dopo 4 anni di Perugia ho lasciato la squadra della mia città con uno spareggio perso e la retrocessione amarissima in Serie B, quindi... Dopo tanto tempo, vedere che, diciamo così, c'è stata non una riabilitazione, però un qualcosa che ancora che esiste tra una città, che poi è la mia, e i tifosi, è stato non una scoperta, però mi ha fatto veramente, veramente piacere. Prossima immagine. Trapani. Sì, è stata l'ultima in ordine del mio tour da allenatore. È stata l'ultima per ora. L'ultima esperienza, insomma, l'ultima in esperienza, tempo cronologico, certo. Insomma, esperienza meravigliosa, meravigliosa, perché ho riscoperto a Trapani il gusto di allenare come lo facevo quando ho iniziato. Senti, allora, ci addentriamo in un campo che ti piace molto, lo so, poi approfondiremo un pochino anche questo. E quindi è il momento di My Music con la nostra Mimi Sara Band. Scopriamo attraverso questa rubrica, Serse, i brani che hanno caratterizzato dei momenti speciali della tua vita. Poi tu ci racconterai come e perché. Iniziamo col primo, ragazzi. Quando c'è stato
Qual è stato il tuo giorno più bello, Serse? Ma riferimento deve essere sportivo necessariamente in questo contesto, quindi penso al quando il Perugia ha vinto a San Siro contro il Milan per la prima volta nella storia del Perugia, nonostante che il Perugia avesse avuto anche campionati con Ilario Castagnier, quello dell'imbattibilità, però mai era riuscito a vincere né con il Milan né con l'Inter. E quel giorno ho provato una sensazione molto molto forte, sia da perugino ma da allenatore, cioè lì ho detto San Siro, ero io con i tifosi del Perugia rimasti, la nebbiolina, c'era tutto un insieme che ti faceva capire che forse stavo diventando allenatore. E poi è successo. Prossimo brano, ragazzi. Mi sombriacano della donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, se vado di notte a cercare le mani. Dici un po', mi sono imbriacato di Mannarino. Questo brano cosa ti ricorda in particolar modo? L'amore in sé? Ma sì, l'amore in generale, come quello che significa per un uomo una donna. Insomma, e quindi quali sono le sensazioni che provi? Mannarino in questa canzone ci mette l'accosta a delle situazioni che prima non avevo mai sentito accostate all'amore, era molto più un paio di dettagli di questo brano che ti colpiscono particolarmente? Tutto, è tutta proprio la canzone, ma anche il ritmo e la maniera con cui viene cantata. Si ci ha coinvolto. Sì. Sentiamo allora la prossima, siamo curiosi. Che non c'è, Negro Amaro, lascio sì. A te. No, il riferimento non è il titolo della canzone, perché poi in realtà è bellissimo sì. Anche il titolo, ma è il Salento, perché Giuliano e Negro Amaro sono il Salento, io sono stato 8-6 mesi in Salento da allenatore del Lecce, è stata una delle esperienze più belle, insomma io ho sempre detto che oltre l'Umbria l'unico posto dove vivrei in Italia sarebbe il Salento, perché il Salento è i colori, è la musica, è il mare, è la gente, è una regione, e quando definisco regione il Salento, chi è di Lecce sa benissimo quello che significa, è unica, speciale. Senti, tu che rapporto hai con le maestre? Ah, io penso buono, insomma, quindi non ero un monello, non ero un bambino impossibile. Perché poi ne hai ritrovate nella vita e... Vediamo questo videomessaggio per te. Serse, ma ti ricordi quando nel lontano 1992-93, non lo so, ci hai fatto giocare a calcio? Tutte le maestre hai messo in campo. Con Adriana Croci in porta? E tutti i bambini e le bambine che facevano il tifo, ti ricordi, Serse? Ciao! Ciao, ne hai fatta, di strada! Questa veramente... Questa non te l'aspettavo. No, era proprio impossibile da E da invece prevedere. Solo chi c'ha fede ce l'ha e te l'ha portata. Raccontaci. Allora, io, cioè, prima di fare questo mestiere, in realtà ho fatto l'insegnante di educazione fisica. Sono insegnante di educazione fisica, potrei anche chiamarmi professor Cosmi Serse. Non professor lo faccio Cosmi. Non lo faccio perché nel nostro ruolo sarebbe eccessivo. Però... e quindi finito l'ISEF lavoravo come insegnante di attività motore nelle scuole elementari, ovviamente una figura che non esiste perché noi siamo l'ultimo paese d'Europa ad avere una figura vera di insegnante di educazione fisica, quando sarebbe proprio quello il momento storico per poter avere delle persone competenti proprio nei bambini della scuola elementare, grazie a una meravigliosa donna che era Adriana Croci, che era la direttrice didattica, lei impose, tra virgolette, la mia figura e io quindi prendevo
Ovviamente era molto arbitraria la cosa, una questua mensile da ogni bambino, che era, mi sembra, 1500 lire allora, però non era obbligatorio perché, non essendo scuola dell'obbligo, non dovevi assolutamente chiedere. E è stata in assoluto l'esperienza più meravigliosa della mia vita, e organizzavo giochi della gioventù, e una volta ho fatto giocare le maestre, Che si veramente, ricordano con la te. direttrice in Senti, porta, quindi è stata una giornata ricambiamo il storica. messaggio. Manda un messaggio alle tre maestre che te l'hanno appena mandato. Fai un messaggio per loro. Il messaggio è quello di dire che ovviamente poi la vita è andata avanti, è ovvio, siamo tutti cresciuti, anche loro vedo, non sono io, siamo tutti cresciuti, però Comunque, quello è un periodo che mi ha aiutato in maniera vera e decisiva a diventare poi l'allenatore, perché quando tutti mi chiedono qual è il momento in cui tu hai pensato di poter fare l'allenatore, io ho sempre risposto nel momento in cui insegnavo a scuola elementare. ed è arrivato il momento di testa o cuore? Allora, Serse, il nostro partner Bricofer è molto attento non soltanto al fai da te, ma al fatto che nel fai da te tu ci debba mettere la testa e il cuore. Allora, mettere insieme testa e cuore è semplice un po' dappertutto, semplice per modo di dire, bisogna prima averla la testa e il cuore. Ma se tu con il tuo ruolo e la tua decisione dovessi scegliere testa o cuore, vediamo tra le prossime immagini cosa mi dici. Prima. Oh, Serse è la musica. Qua stai facendo il DJ. Sì, beh, qui ci vuole Ci vuole testa o cuore? cuore e nel mio caso anche un Cuore. po' di follia. Cuore e follia. Avremo testa, cuore o follia? È No, cuore. cuore. Cosa ci racconti di questa foto? Già che ci Ma siamo. questa è io vengo impropriamente nei siti vicino al mio nome, accostato con due vocali che sono DJ, ma io. Sì, leggiamo da qualche parte. Serse, Sì, DJ. ecco appunto, siccome ci tengo, so quelli che sono i DJ, so quale professionalità hanno, qual è il loro percorso e qual è soprattutto la loro statura, ho usato il termine improprio perché non è giusto. È vero che io, tra le passioni che ho, è quella di divertirmi in una console, diciamo super tecnologica, insomma potrei veramente suonare anche a 10 km di distanza perché ho tutto in eccesso. Come strumenti tecnici, però ecco, a me piace ascoltare la musica di tutti i generi, però ovviamente alla console mi diverto con la house, che diciamo così è una passione che è nata 15 anni fa e ogni anno diventa sempre più forte, nel senso che poi vado sempre oltre, quindi ho iniziato con house molto leggera, E adesso ci in stai alcuni prendendo casi gusto, anche come si facendo dice. riferimento agli anni 70, quindi la Baia degli Angeli, E io verrai una nasco. volta in trasmissione a metterci qualcosa, vogliamo E oggi, sentire. oggi sono oltre, infatti anch'io, tanto è vero che l'ho già detto altre volte in altri momenti, insomma, credo di essere l'unico padre in una, dove il figlio viene giù dal primo piano e dice papà, basta, non ce la faccio più. Di solito è il È il contrario. contrario, di Invece solito capita il contrario. c'è un. Prossima immagine, vediamo un po'. Te lo chiedo comunque, testa o cuore, Beh, i qui tuoi cuore, figli? insomma, i miei figli, qui sembrava una band londinese Sì, più che sì. una famiglia, insomma, manca mia moglie e eravamo qui a Milano proprio dove abita mia figlia, insomma. E beh, cuore perché poi, Cuore. insomma, qui c'è. Ti hai parlato prima dei tuoi figli, quindi sì, Beh, insomma, voglio assolutamente, dire, insomma, c'è. un bel rapporto. Sì. Prossima immagine. Oh, testa o cuore? Raccontaci di questa immagine prima di tutto. Questo è cuore nel senso, è il riferimento che facevo prima al Salento, insomma, questo è un quadro che mi hanno regalato quando sono andato via da Lecce. E questa è una maglietta che io misi l'ultima giornata di campionato. Noi perdemmo a Verona col Chievo, però tutta la curva applaudì la squadra perché facemmo un campionato veramente bellissimo, al di là del risultato finale. E io misi questa t-shirt che significa stu cuore nubula sa mai, significa questo cuore non vi lascerà mai. E loro hanno fatto un quadro meraviglioso
e mi hanno proprio a sorpresa mandato a casa, quindi ce l'ho ovviamente appeso. 3 su 3 sono state cuore, Serse, quindi vedi, differentemente da ciò che tante volte si dice, sei tutto cuore. Serse, tu sei uno che non abbassa mai la guardia. Noi abbiamo proprio una rubrica, guarda, che ti piacerà un sacco. Non abbassare mai la guardia, della nostra Sonia De Biase. Ciao a tutti. Sonia De Biase, non abbassare mai la guardia. Cosa stiamo facendo in giro tra gli eventi sportivi, i campioni che stiamo andando a conoscere? Sono sempre, sempre molti di più e sono di tutte le particolarità e di tutte le discipline. Quindi non perdeteci mai di vista. E allora vediamo l'atleta di oggi, perché siamo andati a scoprire Mike Maric con il suo nuovo libro, La scienza del respiro. E sentite un po' cosa ha raccontato alla nostra Sonia in Mai abbassare la guardia. Ciao amici di Solo Chi C'ha Fede, siamo qua all'interno della Mondadori, dove qui Mike Maric ha appena presentato il suo ultimo libro dell'importanza del respiro, o quantomeno, meglio ancora, La scienza del respiro. Senti, hai mai abbassato la guardia in vita tua? Ogni tanto bisogna abbassarla per poi rialzarla subito, però. Basta non andare a capo. Assolutamente no, capo. E comunque è facile cadere, ma è ancora più altrettanto difficile sapersi rialzare, e bisogna sapersi sempre rialzare. Allora, come puoi vedere, caro Maric, io ho questo mio angelo custode, praticamente questo mio braccialetto. Tu invece, qual è la cosa nella vita che ti fa sentire protetto? La porto nel cuore ed è un mio amico che è morto in mare ed è sempre con me, nel mio cuore, nella mia testa, in ogni momento della mia giornata, ed è il mio angelo custode. Grande cosa, lo salutiamo tutti. Ci vogliamo mettere in posizione di guardia per tutti gli amici di Non abbassare mai la guardia, e andremo a scoprire chi sarà il prossimo campione. Grandissimo il nostro Mike Maric con La scienza del respiro. Serse, bene, siamo insieme. E qua noi dobbiamo fare anche del lavoro manuale. Voglio capire come te la cavi con il fai da te. E quindi ci dirigiamo verso tra il dire e il fare con Black & Decker. Vieni con me che vediamo quante viti e quanti chiodi riesci a mettere. Serse, il momento fai da te con il nostro Black & Decker, che rapporto hai tu con il fai da te? Pessimo. Pessimo? Bene, tu adesso dovrai fare dei buchi con questo trapano Black & Decker sulla nostra tavola. Poi con l'avvitatore avvitare il maggior numero di viti nei buchi che hai fatto. Allora, ci attrezziamo, vai, occhiali in sicurezza massima, guantini, hai 60 secondi e vediamo. Siamo pronti? Allora, 3, 2, 1, via! Vai, Serse, vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Ma sei già un fenomeno, vai! Allora, Serse usa il sistema sicuramente più pratico, buco e vite. Vai, 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 vai! E una è andata! Quanti secondi ci sono? Quanti secondi ci sono? 24 secondi, 25, 26, vai, vai! Vai, 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 vai! Ed è la seconda! Un lavoro però di qualità stai facendo, vedo! Vai, siamo! 37 secondi! Vai, vai, hai ancora 20 secondi e siamo già alla terza! Vai, Serse! Occhio, no, questo è il trapano! Aspetta, prima il buco! Ma è confuso! Ok, t'ho confuso io, è vero! Vai, vai! Ancora! Ancora ci siamo! 5! 4! 3! 2! Allora, Serse, guarda, non è male, devo dirti che hai fatto un gran lavoro di qualità, però, Mentre tutti si impegnano sulla velocità, tu hai una grande qualità, che questo ti distingue. Allora sono 1, 2 e 3. Allora, segniamo subito, Serse Cosmi, 3. Per ora sei il secondo classificato, guarda, della nostra classifica, vedi? Sono stati quanti che guarda, vanno... Però Tacconi ha fatto peggio di te, te lo voglio dire. Va bene. Serse, direi che il tuo lavoro di qualità è stato premiato, perché comunque per adesso nella classifica generale sei al secondo posto, addirittura dopo Tacconi che ha fatto 1. Gran lavoro di qualità, però non è male il fai da te. Lasciamo tra il dire e il fare e andiamo a salutarci, a scoprire altre cose di Serse Cosmi. Vieni. Sei cavata male, adesso vedremo poi nel finale della nostra trasmissione chi sarà il campione tra il dire e il fare incoronato da Black & Decker.
Serse, grazie per essere stato con noi, davvero. Sei una persona che racchiude tante cose, sei un uomo che è una verità e persone che raccontano e dicono la verità ce ne sono veramente poche. Una cosa che voglio chiedere a te è che consiglio daresti a chi vuole intraprendere la tua carriera, chi vuole fare l'allenatore? Qual è la formula, la ricetta? Ma non c'è una ricetta unica, però c'è una spinta unica, che è quella della passione, quella di pensare che non debba necessariamente diventare il tuo mestiere. Devi pensare che possa essere il motivo per cui vale la pena, non dico vivere perché è esagerato, però nel momento in cui è solo un mestiere non sarai più un allenatore. Serse, è un piacere averti avuto davvero con noi. Io mio. Prima di mandarti via devo ovviamente mandarti a casa con il nostro Best 11, che poteva essere se non che era Roma, dalla tua passione. Poi ci dirai che squadra hai composto con i giocatori di Serie A e che fantacalcio ci consigli, magari ti sfiderai con Tacconi della prima puntata che ha la Juve, vedremo che cosa ne verrà fuori. Grazie per essere stato con noi, grazie. Salutiamo Serse Cosmi, grazie. Accomodati pure, Serse, grazie. Ci sei. E continuiamo ragazzi perché è arrivato il momento della pubblicità, ma noi ci vediamo subito dopo. Avete visto, è iniziata molto bene questa seconda puntata di Solo chi c'ha fede e adesso abbiamo un ospite particolare. È una lei però, ma a che fare con il calcio? Chi sarà? Lo scopriamo insieme dopo la pubblicità. Solo chi c'ha fede vi aspetto! Solo chi c'ha fede.